Ciao ragazze, allora stasera un video diverso, quindi un video review, almeno mi stacco un po' da tutti i video che ho fatto di outfit, tutorial e via dicendo. Partiamo dal viso. Allora, per il viso, come sapete, io utilizzo i prodotti della Garnier come struccanti, soprattutto per la zona occhi e per il viso. Però come tonico in questo periodo sto usando un nuovo tonico, anzi, del tutto un nuovo tonico, ovvero questo della Nivea, che è un tonico rivitalizzante e è un tonico che è con estratti di loto e vitamine. Allora, come potete notare, io ne ho usato già un bel po', sono arrivata tipo qui. Mi piace tantissimo, costa pure poco, nemmeno tanto l'ho pagato e devo dire che il suo lavoro lo fa, mi piace veramente tanto e lo consiglio a tutte quante perché poi questo è un tonico che va bene per tutti i tipi di pelle e tecnicamente per normali e misti, quindi alla fin fine va bene, io ho la pelle grassa e mi ci trovo benissimo, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Passiamo alle unghie. Allora, sapete che avevo comprato un sacco di smaltini e cose varie. Sapete che adesso come nuovi smalti mi stavano piacendo tantissimo questi di Deborah della Prêt-à-Porter. Allora, vi dico subito perché penso l'avrete notato, ho comprato altri smaltini della Prêt-à-Porter perché veramente è una linea fantastica. La adoro, mi piace veramente tanto. E i colori che ho preso sono questi qua, il numero 32, che come potete notare dal nome, però lo vediate, è questo lilla rosa che è fantastico, veramente bello. Io ho preso il numero 25, che è Emerald Bijou, è questo verde con questo viola all'interno. Forse adesso la videocamera non riprende bene i colori, ma vi giuro che è un questo verde con questi riflessi viola veramente molto bello. Che è questo azzurro semplice, tutto cristallizzato. Ha dei micro veramente riflessi rosati, ma niente, proprio sono impercettibili. Che è questo marrone verde che io amo denominare, che amo dire che può molto assomigliare a Club o Blue Brown di MAC. Cosa c'è da dire di questi smalti? Sono smalti veramente molto belli. Io ho questi numeri e devo dire sono molto soddisfatta. Durata ottima, si asciugano subito e hanno veramente dei colori veramente molto accesi e molto belli e particolari. E la cosa fantastica di questi smalti è che quei riflessi che hanno, almeno alcuni di questi, in questo caso parliamo di solo di questi qua, in questo caso di solo di questi qui, ovvero il numero 26, 25, 32 e 7, veramente hanno i riflessi che danno. Quindi vi ritrovate proprio con le unghie con quei riflessi un po' chi. Magari il numero 32 che è quel rosa, quel lilla con quei riflessi veramente rosa acceso, metallizzato, ve li ritrovate proprio sulle unghie, è veramente bello, mi piace veramente tanto per questo. Sono veramente smalti stupendi e a un prezzo che alla fine è accessibile, pur sapendo che lo smalto è di 4,5 ml. Per il viso è questo pennello qua della Catrice, me l'avrete visto tante volte usare. Io lo utilizzo principalmente per il blush, può essere usato anche per la cipria, se volete anche per la terra. Io preferisco usarlo per il blush. Lo trovate in questa sacchettina così. Io l'ho pagato, guardate, c'ho ancora il prezzo attaccato, 4,90 euro, cioè un prezzo veramente irrisorio proprio. E io sinceramente vi dico la verità, anche se costava 10 euro l'avrei preso perché è veramente buono. È questo pennello così come vedete ampio. La peculiarità di questo pennello è che è piatto, molto bello a vedere, è morbidissimo e non mi ha perso ancora un pelo, l'ho lavato 3-4 volte e non mi si è successo niente e mi piace tantissimo per il discorso del blush perché posso tranquillamente fare questo lavoro così.
Se voglio posso andare anche dritta, però mi rendo conto che dritta fa veramente un lavoro troppo netto. In questo modo però riesco a modulare meglio il lavoro e renderlo più sfumato. Cioè, comunque lo potete utilizzare come volete, è veramente comodo e la cosa fantastica è che avendo questo manico così corto si riesce comunque a prenderlo e a fare il proprio lavoro. E in più, se lo volete portare in giro, avete la sua sacchetta. Reparto make-up. Partiamo sulle sopracciglia. Allora, per chi mi seguiva, io utilizzavo il gel delle sopracciglia di Kiko. Mi piace, non è male. L'unico problema è che, finalmente lo posso dire perché non riuscivo mai ad aggiungere questa recensione, l'unico problema è che quando si va ad asciugare il prodotto sembra veramente che vi hanno incollato qualcosa sopra e avete questa cosa pesante sull'occhio. È veramente, cioè perlomeno a me non piace sentirlo. E quindi parecchie persone, tra cui ringrazio Valalb, mi hanno consigliato questo qui di Essence delle sopracciglia. Sono 2 giorni che le metto e 2 giorni che mi sta piacendo veramente tanto, perché sento sì che le mie sopracciglia sono pettinate, ma non hanno lo stesso discorso che fa il gel della Kiko. Quindi veramente meglio, preferisco questo di Essence. Andiamo tipo sul blush, faccia così. Ho trovato la Highlighter Powder di Essence, questa grande, come vedete, che si apre così. Dentro trovate la spugnetta, alquanto un po' inesistente perché guardate quanto è grande. Qui aprite e trovate il vostro prodotto. Ha un bel finish illuminante che mi piace, tutto glitterato, dorato. Ah, ecco, lo vedete adesso. Tutto glitterato, veramente bello, cioè, per carità, mi piace veramente tanto, l'ho messo pure oggi come blush, però devo dire la verità, penso che lo utilizzerò prettamente come blush che come illuminante per tutta la faccia, perché a parte non mi piace andare in giro con tutta la faccia tipo glitterata, però ho visto che il finish mi piace veramente tanto. È veramente bella, carina, poi per 3 euro nemmeno tanto costosa. Calcolate che ci sono 6 grammi all'interno, quindi è veramente tanta. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il nuovo blush che ho preso di Essence. Come sapevate, io utilizzavo la Sun Club, questa di Essence, che era la numero 1, però per le bionde, la blonde. Mi piaceva tanto perché aveva questo odore di cocco veramente buono, con i suoi 5 colori, veramente bella e mi sta piacendo ancora, soprattutto adesso che è arrivata l'estate. Però, che è successo? Ho preso tempo fa anche la nuova Sun Club, questa qui, la Miami Heat. È veramente bella, ragazze, guardate che colori. Questa è proprio per le brune, tendo a specificare questa cosa. Guardate. Sono diverse come colorazione, come prodotto, sono proprio totalmente diverse, però devo dire che il finish alla fine è uguale, cioè vale a dire che vi danno veramente un illuminante, un effetto illuminante veramente bello. Altro prodotto di Essence che devo recensire è questo mascara qua. Allora, veramente, veramente ottimo. Penso che se lo trovo lo riprendo. Tempo fa avevo notato che mi stava finendo, ho detto iniziamo a prendere un altro mascara per vedere se trovo un effetto, se trovo lo stesso mascara. Non l'ho trovato, ho preso questo qua, praticamente la sorella maggiore o minore, ditemi voi. Cosa ho notato? Che praticamente, a parte il nome, che sono tutti e due multi action. Però questo è False Lashes mentre questo è Multi Action solo. Tutti e due veramente sono semi identici. Cosa vuol dire? Questo fa l'effetto
cerbiatta, cioè vale a dire che vi prende un gruppo di ciglia, ve le mette insieme e ve le incurva insieme e fa veramente quell'effetto di cerbiatta perché rende la ciglia più grossa perché il prodotto va a finire su quel gruppo di ciglia e ve le incurva e ve le manda in su e quindi per quello c'è l'effetto tipo infoltimento delle ciglia, incurvatura e quasi effetto cerbiatto. Mentre il multi action, quindi questo rosa, a differenza di quest'altro, che cosa fa? Questo qui non è un false lashes perché praticamente va a pettinare ogni singola ciglia e vi fa sempre l'effetto incurvante e via dicendo. Quindi è solo quella la differenza fra i due, che questo le infoltisce anche e questo no. Calcolate che aggiungendo anche il curline della Kiko, questo qui l'incurvante, viene fuori una ciglia veramente bella, bella, bella da vedere. Quindi questo pure ottimi tutti e due, non c'è niente da dire, veramente buoni, mi piacciono veramente come alleati. Ultimo prodotto che finalmente posso dire di aver finito è riguardante le labbra. Allora, sapete che io ho provato tanti gloss di Essence, tanti, due gloss, due XXX di Essence, che uno era viola, uno era marrone, carini, sì, belli. Non è niente di che, pensavo qualcosa di più, pensavo fossero anche, fatemi dire, meglio di questi qui, dei Volume Lip Gloss di Kiko. Cioè, a questo punto fra i due preferisco questo di Volume Lip Gloss di Kiko e come sapete fra i due preferisco a sto punto i Desi Glass di MAC, che sono molto meglio, però ognuno ha poi i propri gusti. E però devo dire che questa volta Essence ha fatto veramente dei gloss fantastici, ovvero gli Stay With Me. Mi sono piaciuti tantissimo come colore, finish, durata, prodotto, applicazione, soprattutto l'applicazione, perché lo scovolino ci tengo a precisare che è così. Cioè, è veramente particolare, però si ha veramente un'applicazione facile e molto, diciamo, pratica da poter mettere sulle labbra, quindi non c'è, nessuno si può impiccare per non mettere questi gloss. Quindi, se ancora non li avete provati, questi qua comprateli. Cioè, almeno uno prendetelo per provarlo. Costano 2 euro l'uno, tipo, veramente. Calcolate che all'interno ci sono 4 ml di prodotto, secondo me è veramente tanto. Io spero, se la Essence mi sente, sinceramente, spero li tenga come collezione permanente perché sono dei colori veramente bellissimi e un prodotto veramente, fatemi dire, unico perché è veramente, veramente buono. Ok ragazzi, questo era tutto il video, spero vi sia piaciuto e soprattutto aspetto di sapere cosa ne pensate. Aspetto un po' dei vostri pareri, pensieri, opinioni, scambiamoci un po' di informazioni perché può essere sempre utile. Un bacione, prossimo video, ciao!